Io ero proiettato e indirizzato a vedere un pochettino la partita in generale. Io spesso, anzi quasi sempre, mi affido al buon senso degli arbitri e anche alla loro professionalità. Anche oggi ho fatto questo. Quindi, diciamo, sugli episodi veramente non... Guardandolo dalla tribuna non è facile verificare l'esattezza, però, come devo dire, un po' di rammarico c'è, perché sicuramente qualche situazione dubbia c'era e che poteva essere sicuramente anche giudicata in modo diverso, perché nel calcio è così, i giudizi non sono mai... come devo dire, obiettivi al 100%, non per cattiveria, ma perché siamo umani. Per il resto mi sembra che, a parte gli episodi, che tutto sommato penso che non ci abbiano avvantaggiati, anzi, devo dire che sulla partita, sì, noi la temevamo parecchio questa partita, perché eravamo fortemente rimaneggiati, e lo sapete. Poi ci siamo trovati realmente, abbiamo incontrato una squadra di ottimo livello, sicuramente che ha obiettivi molto diversi dai nostri, quindi realmente tenuto sempre questa partita in bilico, perché è vero che perdevamo 2-0, però è vero anche che sul 2-1, quando dalla squadra che sta vincendo viene ammonito il portiere per perdita di tempo, sicuramente penso che il Monopoli abbia, almeno in quei momenti, stava suscitando un po' di preoccupazione. Da questo dobbiamo partire noi come Monopoli. Già domenica saremo molto più completi, e io immagino che potremo fare bene, perché questa partita mi ha soddisfatto, la temevo tantissimo. È vero, abbiamo perso comunque, perdere 2-1 o 5-0, i punti sono sempre gli stessi. Però specialmente all'inizio del campionato bisogna vedere un pochettino un po' più lontani, e guardando un pochettino quello che ho visto oggi, mi sembra che abbiamo, senza esaltarci più di tanto, abbiamo motivo per affrontare questo campionato con più tranquillità rispetto all'anno scorso. Al momento che abbiamo già definito al 90% è un difensore. Siamo fortemente interessati, però tenete presente che noi oggi eravamo fortemente rimaneggiati, anche pensando al ragazzino Mavretic, che vedrete che è un giocatore di altro livello, sicuramente non era ancora nelle condizioni di poter giocare. Avete anche visto che Moustakitis, che è un bel giocatore in avanti, è un giocatore che adesso che troverà la sua posizione in campo ottimale, è un giocatore che può far male se utilizzato nel posto giusto.